Io ringrazio tutti voi per essere qui questa sera, perché le rivoluzioni vere sono fatte dalle persone, dalla gente comune. I territori si impuntano, fanno delle battaglie, le regioni propongono dei referendum. I referendum non sono nient'altro che la presa di posizione dei territori. Non c'è nessuna regione illuminata che va a fare un'azione, diciamo, che guardi al futuro, no, semplicemente prendono quello che avviene nei territori e ne fanno azione politica. Che accade? Accade che sono 6 i referendum proposti, ne rimane in piedi solo uno, perché lo sblocca Italia dell'attuale governo prevedeva il totale annullamento delle funzioni regionali, provinciali e comunali. Cioè, voglio venire a trivellare, lo faccio con il semplice ok del governo. Quindi non devo confrontarmi più con le comunità locali, non mi interessa che c'è nei territori, lo sviluppo dei territori, conoscerli, le potenzialità, non mi interessa nulla. Vado là, faccio profitto come privato e me ne vado, fin quando c'è petrolio, gas e quant'altro, e vento. Resta l'unico referendum che è sulle 12 miglia marine e forse resta anche volutamente quello più debole. Il voto è lo strumento che il cittadino ha per determinare la democrazia. Quando la canapa è stata messa da parte, perché è stato detto che la canapa era appunto un qualcosa di pericoloso, perché? Perché forse c'era bisogno di sviluppare il nylon, la ceramica a parte, perché c'era bisogno di plastica, tutti derivati dal petrolio, il petrolio che governa il mondo. Allora perché diventa anche un referendum territoriale? Perché noi dobbiamo dimostrare che quei 2 permessi che abbiamo in atto, Case Capozzi e permesso Nusco, nella nostra provincia, sono quasi 1000 km quadrati che andranno a essere devastati. Dobbiamo dimostrare, dobbiamo dare dimostrazione effettiva che questo territorio vuole altro. Noi qua siamo ad Avellino, mi fa piacere che si chiuda la campagna referendaria nel capoluogo di provincia, però mi chiedo e chiedo agli amministratori: siamo davvero capoluogo di provincia? Rappresentiamo davvero la provincia di Avellino? Dov'è il sindaco? Dove sono gli assessori? Dove stanno? Non li vedo, ma non li vedo mai quando si tratta di esigenze reali del territorio. Li vedo quando si tratta di fare la passerella. Qua la passerella non si fa. Qua si parla di cose concrete, cioè del domani di questo territorio, perché questo territorio ce l'ha un domani ed è stato detto da tutti negli ultimi 30 anni che questo territorio non ha nessun domani. Perché? Perché si è voluto un potere, si è costruito un potere che debba essere solamente di qualcuno. Dobbiamo affidarci a qualcuno per aspirare ad un domani. Intanto a Verona, al Vinitaly, ci vengono a dire che il nostro vino è il migliore d'Italia, e dietro il vino c'è la cultura. Dietro il vino c'è la cultura, e allora significa che anche la nostra cultura deve essere rispettata, deve essere rivalutata. Dobbiamo crederci noi per primi. Se noi non conosciamo cos'è il nostro territorio, vengono a distruggerci senza ritegno, senza alcun rispetto, con l'eolico selvaggio, con le trivellazioni, con gli elettrodotti, con la devastazione ambientale nella Valle del Sabato, con l'isochimica. Succede tutto questo perché noi non ci rendiamo conto che siamo in un territorio che può recitare una parte di primo livello a livello nazionale, una parte. Chi viene in Irpinia da fuori ci dice che riscopre se stesso, riscopre un territorio nuovo, riscopre la natura. Ma riscoprire se stessi oggi è forse quello di più raro è al mondo, perché siamo tutti uniformati. Poi si ha la depressione, uno dei mali più presenti nella nostra provincia. E com'è possibile questo? Perché non è stato pensato lo sviluppo territoriale in simbiosi con le persone, ma perché oggi si montano i pali per
il trasporto pubblico urbano. Quale trasporto? Quale trasporto? Non abbiamo più il treno. E oggi però ci tolgono 2 milioni di euro per il trasporto pubblico su pullman. Sul trasporto, quindi sui pullman, sulle ruote, sulla ruota. Quando anni fa dicevamo che è stato uno scippo, ci venivano a dire sì, però con i pullman riusciamo a raggiungere i nostri luoghi. Oggi non c'è più collegamento, ci sono paesi totalmente scollegati e ci tolgono i finanziamenti verso il trasporto pubblico urbano. Perché? Perché se ci tolgono i diritti, se ci tolgono i diritti e noi non diciamo niente, domani ce ne toglieranno altri. Non è che si accontentano, perché la ferrovia costava a livello regionale meno dell'1% sul comparto dei trasporti ferroviari. Questo ce l'hanno mai detto? No, hanno detto che non c'erano passeggeri, non c'era prospettiva. Ma è stato mai valutato un trasporto combinato tra il ferro e la gomma? Sono stati mai valutati i treni a livello paesaggistico e turistico? No, perché non interessa. Dove non ci stanno gli interessi, non c'è la volontà politica. Signori, noi se non ci riprendiamo il nostro territorio, ci faranno di tutto qui. È di pochi anni fa la discarica che si è cercato di fare sul Formicoso, oggi hanno fatto discariche di pale eoliche. Vogliamo la nostra libertà, vogliamo la nostra dignità, vogliamo il nostro territorio, vogliamo poter andare in Irpinia e essere fieri di questo territorio, ma è possibile che un diritto base come questo ci venga negato? È possibile o no? Io penso di no, io credo che questo territorio possa avere un futuro e lo debba avere. Dobbiamo però essere noi a combattere per primi, perché altrimenti domani non ci sarà niente e non è giusto. Non è giusto, perché la storia, come dice qualcuno Annusco, non è una persona, non è lui la storia. La storia sono i contadini, la storia sono i nostri genitori, la storia è chi ha lavorato onestamente per anni. Quella è la storia di questo territorio, gente umile e onesta. Quella è la nostra storia che io porterò sempre con me. Quella è la storia. La storia non è fatta da persone che hanno pensato al proprio tornaconto e ai propri interessi e si sono costruiti imperi su questo territorio. Iniziamo a crederci. Il 17 non è nient'altro che una tappa. La sfida è difficile, però che vuol dire? Che facciamo? Allora ci arrendiamo? No, diamo tutto, combattiamo fino in fondo per questo territorio. Io veramente penso che, e concludo, questo territorio ce la possa fare, perché è pieno di persone come voi, di persone che ci tengono. Allora, le persone che ci tengono sono state messe da parte, sono state isolate, perché? Perché isolate non valgono nulla. Se poi si mettono insieme, il territorio lo cambiano, perché anche sull'eolico selvaggio le contrattazioni che stanno avvenendo in regione non è che avvengono attraverso un partito o attraverso qualche signorotto, no, avvengono attraverso i cittadini, i comitati e le persone. Ce la possiamo fare, perché gli irpini ce la possono fare. Io credo fortemente nella nostra gente e allora invito voi il 17 a votare e a votare sì, e invito voi ad essere presenti, ma non con Info Irpinia, con i comitati, con chiunque. L'importante è che non ci sia l'apatia. Riprendiamocelo questo territorio, perché è nostro. Grazie. Ringrazio Francesco per la passione che ci mette ogni volta negli interventi e do la parola prima.